Leggere i segnali, questa cosa l'ho già anticipata, ma è fondamentale, ovvero è cominciare, uno, a riconoscerli, a dire ok, quello significa qualcosa, cioè quando fa un qualcosa che per te è una cosa a cui non dai un peso, fidati, ce l'ha. Tutti questi video che adesso vedrai sono clip estrapolati dalla mia masterclass. Che cos'è la masterclass? È un percorso che ho creato per dare supporto a decine e decine di uomini come te che hanno bisogno di saperci fare con le ragazze, imparare la seduzione da zero. Quindi un percorso strutturato con parte di teoria e parte consulenziale che io do a ognuno di voi per saper gestire le vostre situazioni a rischio, per imparare a saperci fare meglio con le donne, a un prezzo ovviamente ridicolo e super accessibile a chiunque. Se volessi saperne di più, clicca il link qua sotto in descrizione per parlare con un mio coach che ti spiegherà esattamente come fare per entrare in Masterclass. Le donne non fanno niente per caso, che non significa che non fanno niente con la testa, perché alcune cose le fanno senza pensarci, dicevo appunto che sono inconsci, ma non sono fatte a caso. Sono tutti segnali che il suo corpo manda, anche a sua insaputa, per dirti guarda che mi interessi. Una volta che tu li comprendi, li riconosci, li puoi leggere e ad ogni segnale attribuisci un segnale in potenza di quanto questa cosa ti stia dando il via, quindi quanto è semaforo verde, rosso, eccetera. Se una donna si allontana quando tu ti avvicini, è un segnale di mi stai facendo paura, mi allontano, quindi ti voglio repellere, respingere. Se invece si avvicina lentamente o che ne so, ti siedi tu a fianco, la lei che è in una panchina e vedi che lei non si sposta, quello è un segnale, vuol dire che mi ha accettato o quantomeno non le faccio paura. Quindi cominciate ad accorgervi di tutte le micro movenze o non movenze che lei fa, che magari una ragazza con cui ci avete provato ha fatto per dirvi che non era interessata, e se lei non lo fa, capite che lo è, insomma, per andando a differenza, no? Quindi cominciate a notare tutti quei che sono i micro comportamenti, sia che potete notare visivamente, sia con le orecchie, cioè banalmente quello che dice e come reagisce a queste cose. Notate anche i toni. I toni sono importanti, cioè è felice, è allegra mentre è lì con te, partecipa alla conversazione scazzata, nel senso che ti risponde perché boh, è una che inizialmente è socievole, però senti che c'è una nota che ti dimostra che non è veramente lì. Lo fa per non passare come quella antipatica, ma non c'è. Una che veramente c'è, le vedi la scintillina nell'occhio, la vedi che è interessata, che è energica, che è attiva, che è positiva. Col tempo capirete, e con l'esperienza, spero che ne facciate tanta, quindi tanti approcci, questo è banalmente. So che è dura, però l'unica soluzione, ragazzi, altrimenti non ne usciamo. Capirete col tempo quando una persona è coinvolta anche senza segnali di interesse, nel senso lo sentirete. Perché? Perché mischierete tutti i segnali che vedete, invece che fare come adesso vi sto consigliando di fare, ovvero a scaletta, cioè ho visto questo, 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 questo. Ok, buono, tre segnali di interesse vuol dire che probabilmente è interessata, ma vedrete un unicum in futuro, dopo anni di pratica e esperienza, come ho fatto io, non vedrete più il singolo segnale, la singola attenzione, vedrete un unicum, un blob di situazioni e cose che succedono costantemente, in continuazione, prima uno, poi l'altro, e avrete subito quella sensazione di con lei può funzionare. Perché? Perché l'esperienza vi fa capire che, ah, ok, è successo questo, questo e quest'altro, la conversazione è andata in questo punto, in questo modo, sta proseguendo bene, ok, per me si può fare. Altro punto su cui vorrei focalizzarmi è la questione del fa domande, nel senso, l'abbiamo citata anche prima. Questo è un grande segnale di interesse, perché una donna non ha tempo da chiedere, non tempo da perdere, a chiedere cose che non le interessano sul serio su una persona di cui non gli frega un cazzo. Quindi, se ti fa domande, è perché molto probabilmente è interessata a saperne di più. E perché una donna vorrebbe saperne di più di te? Perché è interessata a conoscerti. Perché è interessata a conoscerti? Perché ha capito che probabilmente sei una persona papabile per lei, per sopravvivenza e riproduzione. Perché? Perché le vai a genio, perché ne vuole sapere di più, perché ne vuole ancora. E quindi comincia a incuriosirsi, comincia a dire, il mio istinto, o meglio, non lo dice, lo pensa inconsciamente, il mio istinto mi dice che questa persona potrebbe piacermi. Poi entra la parte razionale, comincia a pensare, ok, mi sento portato, sento che c'è feeling, dicono sempre così, no?
E allora comincia a dire, ok, però adesso vediamo perché spesso prendo degli abbagli, sono stata più volte fregata, eccetera, eccetera, mi sono sempre accerchiata da ragazzi che magari non erano il mio tipo, ma ok, ora sento una certa tensione o affinità, quello che è. Voglio vedere se questa persona è coerente con ciò che dice e soprattutto voglio conoscerla meglio, perché magari la sensazione che ho avuto è sbagliata o è frettolosa, dovuta al fatto che magari è un po' che non, anche lei non si rapporta a un altro uomo e quindi potrebbe essere un po' in carenza, e quindi questo fatto semplicemente la spinge ad accettare l'avance di un altro, ma dopo un po' ci pensi e dici, aspetta, però, questo chi è? Cosa fa? Perché quello che tu poi le vai a dire, e qua arriva il punto che ti giochi tutta la reputazione che puoi esserti creato in questo momento, devi dimostrare di essere la persona che alla fine le può andare bene. Perché se lei ha percepito da un discorso che può essere sì, un po' meccante, flirtoso, comunque una chiacchiera superficiale e esteticamente che potresti andargli bene, andarle bene, e se ti fa qualche domanda e tu perdi questo gioco perché magari ti fa dei test, ne parleremo, o comunque ti mette alla prova, o semplicemente ti chiede cose che magari lei vuole sapere con certezza perché sono cose su cui lei punta molto a livello anche razionale. Se non corrispondi a questa descrizione o ci sono certe cose che non le piacciono, potrebbe questo essere motivo di scelta negativa, quindi di andarsene, perché magari sentessi un'attrazione, però poi tu le dici che sei qua solo in vacanza, tra un po' te ne andrai. Fai magari, o a livello anche di argomenti, avete pochissimo in comune, ma c'è grande affinità. Sono cose che vuole sapere. Vuole sapere se può esserci un futuro, se può farsi una pianificazione. Quindi comincia a fare domande. Partecipa alla conversazione. Questa è una domanda che dovreste sempre farvi, perché vi ricordate la progressione delle vecchie lezioni? Siamo arrivati al punto del l'ho approcciata. Ci ho parlato e quindi date per scontato che tutto quello che adesso dirò in altri 8 punti che andremo a vedere in questa lezione, io sono già in game, sì, ci sono già dentro il set. Il set è da una persona a più persone, ovvero quando sono dentro un'interazione, noi partiamo da lì. Quindi l'avete approcciata, quindi ci avete parlato e lei non è scappata via urlando, non è fuggita, sto scherzando, ma è rimasta lì. Bene, la conversazione sta andando avanti. Quello che voi dovete fare adesso è notare se ci sono da parte sua quelli che siano i segnali di interesse. Perché? Perché se così è, potete vedere se andare avanti e, come vedremo nelle prossime lezioni, proseguire con una direzione, come può essere il puntare per un appuntamento istantaneo, cioè spostarvi da dove siete per andare in un'altra location, come, non dico coppia, ma come due persone invece che uno e uno separati. Quindi andate assieme, oppure prendere un contatto, salutarla e ricominciare a sentirla mantenendo appunto questo contatto virtuale, magari la sera stessa o il giorno dopo per poi rivedervi dal vivo. Quindi queste cose che andate a decidere, le decidete in base a quello che vedete in questa situazione, cioè sto parlando con lei, vedo da lei dei segnali di interesse. Il primo segnale che voglio trattare, che spesso uno lo vede troppo grande per dire ok, sì, un segnale, è questo: partecipo alla conversazione. Ma qua ci sta l'inghippo, perché? Perché, come spesso io faccio notare a chi viene con me in consulenza o seguo durante i percorsi di affiancamento, mi fa vedere chat o mi racconta di quello che la persona ha fatto, la ragazza in questo caso, la donna, insomma. E spesso io, nonostante loro mi fanno vedere le chat con lei che scrive, gli dico, ragazzi, non sto partecipando. Io faccio sempre questo esempio. Se voi lanciate una palla contro un muro, il muro ve la rimanda. Ma se voi mettete la palla lì davanti e dite muro, lanciami la palla, il muro non lo fa. Quando la ragazza fa il muro, non sta partecipando, sta semplicemente reagendo a quello che sta succedendo. Così come nelle chat, e qua arrivo all'esempio che ho fatto, se voi scrivete o mandate papiri o scrivete cose e lei vi risponde con monosillabi, sì, no, ah, un po', forse. Non sta partecipando alla conversazione, sei tu che stai parlando con lei e lei sta reagendo perché scrivi una cosa, lei sì, ha, poi tu aggiungi un'altra cosa, quindi sei tu che continui a dare il via, sei tu che continui a lanciare la palla contro il muro e lei continua a rilanciartela, quindi a rispondere, a replicare, ma non la replica che io vorrei.
Segnali misti. Questa cosa è un ulteriore livello di complessità, un ulteriore layer che do a tutto il concetto. Lo dice la parola, i segnali misti sono segnali che sono misti, cioè di interesse e di disinteresse. Perché c'è questo? Perché, come vi dicevo, la conversazione o l'evoluzione non è per forza lineare, cioè è lineare da parte vostra, perché voi sapete cosa fare, da dove partite, dove volete arrivare. Conoscenza, sesso. Questo è quello che volete arrivare voi. Quindi, isoliamo la parte della conversazione. Parte da zero, vuoi arrivare magari a un contatto e a un contatto solido, quindi a far sì che lei abbia voglia di rivederti. Benissimo. Quindi deve essere un crescendo. Lei non è detto che, appunto, o per carenze vostre o per fatti suoi, che salga direttamente e proporzionalmente con voi. Potrebbe essere, sai, un po'... Scusate, qualcuno ha sgasato perché magari... Doveva farlo capire al mondo, spero non si sia sentito, ma ho sentito un trambusto incredibile. Cosa succede? Questa ragazza magari non ha linearmente la voglia, o se lo sente perché, ripeto, non siete magari stati molto bravi, di darvi segnali progressivamente migliori e attaccamento progressivamente migliore, ma talvolta vi manda un segnale che può essere interessata, un'altra volta si tira indietro e no. Quindi cosa fare? Usare questa tecnica, quella dei segnali misti, cioè anche voi fare la stessa cosa, cioè da una parte dimostrare un interesse, una vicinanza, dall'altra allontanarla o con l'atteggiamento o con la postura o con la parte verbale. Intendiamoci, non intendo, no scusa, vai via per un secondo e dopo torni, cioè, quella è un'estremizzazione forzata e stupida, intendo proprio un segnale di interesse che può essere fare un complimento per una sua particolare attenzione, un suo particolare ragionamento. E poi dare un segnale di disinteresse dicendo una cosa stupida che può essere, non so, ah, ma guarda, noi non potremmo andare d'accordo perché siamo troppo diversi. Questa cosa è una cosa che crea attrazione. Perché? Perché io sto cercando di dirle, guarda, non mi interessi, però non viene recepito così. Quindi è un continuo, magari dare una conferma e poi toglierla, poi darla e poi toglierla.